Sono 101 i comuni italiani che tornano alle urne per il ballottaggio, oggi e domani. Al secondo turno sono chiamati i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato abbia ottenuto più del 50% dei voti. Si vota dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani. Tornata di ballottaggi in cui il centro-sinistra, che ha vinto al primo turno in 10 capoluoghi, punta al bottino pieno, mentre il centro-destra, che ha incassato 5 capoluoghi 15 giorni fa, cerca di ribaltare il risultato e di accorciare le distanze. A Firenze la sfida tra Campolargo e centrodestra, unito per il ballottaggio tra la candidata sindaco del centro-sinistra Sara Cunato, che al primo turno ha ottenuto il 43,17%, e Schmidt, candidato del centrodestra. A Bari, dopo aver sfiorato la vittoria al primo turno, Vito Leccese al ballottaggio con Fabio Romito. A Perugia sarà una sfida tra centro-sinistra in leggero vantaggio dopo il primo turno e centrodestra, quella per la guida del comune. Sfida apertissima a Potenza, il ballottaggio del 23-24 giugno per il nuovo sindaco è tra Francesco Panelli, centrodestra, e Vincenzo Telesca, centrosinistra. A Campobasso, centrodestra e centrosinistra si sfidano nel ballottaggio per la conquista del municipio del capoluogo molisano.